start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Moonshine Inc., un gioco che è in uscita a dicembre del 2022 e di cui non so ancora il prezzo perché lo sto provando in anteprima, e per questo ringrazio gli sviluppatori. Lo voglio iniziare per l'ennesima volta dall'inizio per farvi vedere un pochino come si svolge, in che cosa consiste il gioco. Noi distilleremo, cercando di non attirarci le ire della polizia, vari liquori, il Moonshine per l'appunto. Ovviamente, come già visto per il gioco dove si distillava la birra, io non me ne intendo, quindi vi chiedo scusa se dirò delle inesattezze. Il gioco non piacerà a molti di voi perché non è in italiano, e calcolando il fatto che non è tradotto, cerchiamo di capirci qualcosa, insomma. Praticamente noi veniamo introdotti in questa location dove possiamo vedere in alto i soldi che possediamo, le entrate che abbiamo, l'allerta della polizia, i punti di ricerca e così via. Abbiamo un tutorial da fare e il bello è che il gioco è ambientato in questa radura al momento, poi magari in futuro cambierà, dove abbiamo varie cose. Poi nel tutorial non possiamo interagire più di tanto con quello che vogliamo, ma sappiate che qua abbiamo il garage, abbiamo il nostro magazzino, possiamo anche ruotare addirittura la visuale, quindi muoverci, ma questo è solo una cosa secondaria, perché le cose più importanti in questo gioco le faremo tramite menu. Ora, il gioco ci fa vedere l'inventario, un inventario che è praticamente vuoto, ma sarebbe diviso per equipaggiamento, alcol e ingredienti. Ora andiamo ad aprire la mappa, questa è la mappa, non possiamo andare a esplorarla tutta perché il tutorial, come vi ho detto, è guidato. Comunque si va in allo store, allo shop, e si acquista, ci dice di acquistare 50 kg di zucchero. Ora andiamo anche a prenderci del Barbados Sugar, lo zucchero poi è fondamentale in qualsiasi produzione e distillazione di tipo alcolica. Acquistiamo spendendo questi $303. Ora, tornando alla base, premendo il tastino in basso, possiamo con questo tasto andare a posizionare il nostro equipaggiamento. Noi adesso possediamo un barile di medie dimensioni che ci servirà nel procedimento. Ora il gioco ci dice: assumi qualcuno. Infatti, da questo modello qui, da questo menu qui, scusate, il terzo, possiamo andare a vedere i dipendenti che abbiamo, cosa stanno facendo, e ovviamente andare a reclutarne di nuovi. Calcolate che nel tutorial è sempre diverso, perché l'altra volta ne avevo due soltanto. Loro hanno un nome, una specializzazione, dei tratti che possono essere positivi o negativi. In questo caso questo apprende lentamente e la paga. Noi, premendo su uno di essi, possiamo andare a proporgli una paga, un bonus alla firma e andare a firmare il contratto. Ovviamente per esigenze di tutorial ne dobbiamo ingaggiare un secondo, quindi possiamo andare a questo ha mal di schiena, però è uno molto attento. Lo paghiamo a 716, possiamo dire, ma avresti da noi col 50% di possibilità a 582. Mandiamo l'offerta, abbiamo fallito, vedete che qua c'è la chat, aumentiamo di un pochino. Seconda possibilità, non è andata, e quindi dobbiamo offrirgli per forza 704. Ma non ci interessa perché è un tutorial, ma calcolate che sarà importante in futuro per far quadrare un pochino i conti. Ora, qua il tutorial ci spiega quello che fondamentalmente vi ho detto io, quindi ci sono i tratti e li vedete già all'opera. C'è questa sorta di rallentamento della grafica, che il gioco non è di per sé pesante, perché una location probabilmente è un discorso dovuto all'ottimizzazione, il gioco non è ancora uscito. Abbiamo il crafting è la cosa più importante. Dovete calcolare che fermentazione e distillazione, due processi diversi, poi c'è il post distillazione. Cosa molto importante, ce lo dirà il tutorial in futuro, ma ve lo anticipo già, giusto per farvi capire la cura che ha il gioco. Dobbiamo assicurarci, spendendo del tempo che poi può essere accelerato, alla pulizia dei nostri strumenti, perché una non pulizia porta a un'alterazione del sapore di quello che facciamo dopo. In questo caso, nella distillazione, ci saranno tante cose che potremo fare, ma al momento ci dà quello che definisce come l'ABC. In questo caso lo costruiamo, $500 diventa nostro e lo possiamo andare a mettere nel nostro campo, quindi sempre con questo arnese lo posizioniamo lì.
Fatto questo, possiamo andare a creare una nuova ricetta. La ricetta si basa su ricette esistenti, quindi non ne inventiamo una da sola e la inventiamo. Possiamo andare a copiare delle ricette, scoprirle man mano, tramite anche questo grafico. Il gioco ci fa vedere di aggiungere il Barbados Sugar, lo zucchero quello più esotico delle Barbados. E in questo caso, vedete, l'ha aggiunto. Ora andiamo nel barile di fermentazione. E qui aggiungiamo un tipo di lievito. In questo caso vedete che poi va a cambiarci la ricetta, se diventa acre, dolce, amaro, su, non so cosa sia, salato. Ma in questo caso dice aggiungiamoci anche l'altro zucchero. In questo caso vedete che la nostra ricetta combacia con varie percentuali a varie ricette. Il gioco ci dice: prendi come spunto questa ricetta al 71 e vai a miscelare i due zuccheri fino al momento in cui non aumenta questa percentuale. Quindi in questo caso la aumentiamo fino al 99%, quindi abbiamo copiato una ricetta esatta. E allora utilizziamo in questo caso la distillazione, insomma il nostro ABC della distillazione. Non ci fa cliccare nient'altro. Il procedimento è questo: aggiungiamo lo zucchero, fermentiamo, distilliamo e poi imbottigliamo. Via. In questo caso si fa un settaggio alla fermentazione con la scelta dei lavoratori. In questo caso lavora quello col mal di schiena. E questo è lo schema. Calcolate che qua, vabbè, nel tutorial lo potete anche sbagliare il tutorial. Quindi, vabbè, qua ci viene data lo schema di fermentazione. Ci viene dato l'evoluzione, poi sicuramente chi se ne intende saprà spiegarmelo, io non lo capisco. In pratica l'etanolo sale, lo zucchero scende fino a sparire, in sintesi, da quello che ho capito. Vedete qua ci dice il cruciale che noi la puliamo e che sia in buone condizioni. In questo caso andiamo a scegliere un lievito di un certo tipo. In questo caso ci dice riempilo, sono 190 litri e aggiungi una percentuale di zucchero del 17-22%. Quindi in questo caso io aggiungo lo zucchero. Aumento l'acqua in modo che vedete che diminuisce lo zucchero. Devo arrivare al punto in cui io ho quella percentuale lì di zucchero che avevamo detto, quindi 17-22. Vediamo, ok, 21, 20, 79, 21, ok, 79 acqua, 21 zucchero, dovrebbe essere ok. Il tutorial ci dice, ora non abbiamo la possibilità di selezionare la temperatura, ma in futuro potremmo avere dei riscaldatori o dei raffrescatori, quindi potremmo andare a modificare la ricetta. Ora abbiamo la timeline, come vi dicevo, potete scegliere quando stoppare il processo. A un certo punto potrebbero apparire nuovi flavors, nuovi aromi, che sono presentati dal pallino colorato. Prova a ridurre il tempo a 16 ore, quindi noi lo riduciamo in modo da evitare l'affioramento di queste nuove cose. Non so in base a cosa siano dovute, comunque torniamo indietro e andiamo a 16-17 ore. Perfetto. Adesso non so se questo che è uscito doveva già uscire per conto suo o meno, però calcolando che gli altri erano viola, poteva diventare amaro. In questo caso invece abbiamo l'inizio di un flavor salato, infatti si vede qui. Iniziamo a creare, ci vogliono ben 17 ore, il gioco ci dice ora puoi accelerare a 8x e nel frattempo ti faccio vedere le ricette. Questa è la recipe map con le mappe che possiamo andare a esplorare e scoprire, dalle più economiche, le fine e le medium e le premium. In questo caso abbiamo, vedete anche c'è brandy, whisky, vodka, in questo caso andiamo su moonshine e abbiamo la ricetta che abbiamo scoperto. Allora, usciamo. In questo caso stiamo aspettando le 16 ore che avevamo concordato all'inizio. Intanto vedete che i lavoratori vanno, fanno quello che devono fare, non possiamo purtroppo... Sì, riesco con i numeri. Vedete, posso diminuirlo e andare a vedere che cosa stanno facendo i miei lavoratori, ma in realtà non c'è molto da fare perché sta facendo da solo. Ora. Ora abbiamo fatto... Apriamo il menu batch, abbiamo la nostra nuova ricetta, settiamo la distillazione. In questo caso dobbiamo andare a eliminare, e questo non so, cioè l'ho capito in teoria, ma in pratica non lo so. In sintesi noi dobbiamo ottenere un livello di etanolo di, adesso me lo dovrebbe dire, prima di tutto fiamma alta, dobbiamo un 30-35, in questo caso... Vabbè, si sono ridotte. Dobbiamo eliminare
quelle in eccesso. Cioè, in sintesi, è come se noi qua avessimo 30% di etanolo, ne mettiamo, ad esempio, le eliminiamo tutte, prendiamo solo la prima e l'ultima. La stessa quantità di liquido, una con 30 e una con 0. Il risultato è ovviamente 15. Infatti 16 in alto, lo vediamo. Se ci aggiungo anche questo, andiamo a 14. Ma se io considerassi, dato che il livello da raggiungere tra i 30 e i 35 ce l'abbiamo fatta al pelo, devo eliminarle tutte tranne la prima. In questo caso vedete che me lo fa. Distilla. Me ne intendo su queste cose perché faccio altri liquidi per la sigaretta elettronica, insomma, quindi con le percentuali me la cavo. Ma non ho capito qua in teoria che cosa, cioè in pratica che cosa si fa, però questo è. Se qualcuno poi di voi lo sa, me lo faccia sapere, che ben volentieri. Ora, la stilizzazione, ok, aspetta la fine. Infatti stiamo aspettando che distilli tutto, non c'è lì nessuno a fare, intanto vagano, quello va per funghi. Però stiamo facendo quello che dobbiamo fare. Ora andremo poi a imbottigliare il primo Moonshine di Indy, che sarà il Moonshindy. Moonshindy numero 1. Ok, apriamo il batch, abbiamo finito setup bottling. Possiamo andare ad aggiungere o rimuovere acqua per diluirlo, per raggiungere il 30% di etanolo. Ma siamo già a posto? È già a posto, sì, infatti. La qualità è questa. E possiamo andare a mettergli un prezzo giusto. In questo caso mi stoppa subito, mi dice no, va bene così. Moonshindy. Il Moonshindy number one. Mastery point 53. Let's battle in. Quindi abbiamo messo in bottiglia, ma ora parte un'altra cosa interessante, perché ora, usando i nostri mezzi, dobbiamo inviare con questo tasto qui l'invio a un compratore. Quindi si sceglie il lavoratore, si sceglie il mezzo, ovviamente il gioco ci dice in futuro potrete avere altri mezzi, e si sceglie il cargo, 25 litri di questo Moonshindy number one. Destinazione lo mandiamo, non so, saprei dove lo mandiamo, a sto tizio qui, no, a questo, perché ci dice di mandarlo a questo. Star delivery, e lui prende e va. Possiamo accelerare il tempo, ovviamente. Check the hotspot detail. Qua vediamo che ogni cliente è diverso, anche nelle preferenze. Dobbiamo soddisfare i suoi, diciamo, desideri, insomma, le sue preferenze. Ma ogni scambio fa salire la possibilità che la polizia si allerti, in quanto stiamo facendo qualcosa di illegale. Qua ci dà le statistiche di litri venduti, i guadagni, i clienti, la crescita del nostro hotspot. Ora, open mission log, che è qua in alto, e abbiamo le varie missioni da fare. Vendi, invia e così via. Open base, il gioco va avanti di nuovo. I punti che abbiamo guadagnato, i 53 per la ricerca del Moonshindy, ci serviranno per la ricerca. E infatti vedete che la ricerca è, dovrebbe essere qui, riguardo alla fermentazione e alla distillazione. In questo caso vedete abbiamo lo zucchero semplice, il mashing, che non so cosa sia, il pressing, vabbè, il mashing. Praticamente ci sblocca il vecchio calderone, molasses, la melassa, credo, sciroppo di riso, sciroppo d'acero, sciroppo d'agave, lo sciroppo di betulla, lo sciroppo di grano, credo, corn, e il miele. Sblocco, sblocco, sblocco. In questo caso, cliccando sul nostro barile della fermentazione, possiamo ripararlo pagando 0 perché non è rotto, o su pulizia spendendo dei soldi lo facciamo pulire. In questo caso viene fatto nel giro di un'ora. Ora si va nel crafting, e nel crafting andiamo a craftarci un pre-fermentation e un calderone. Il calderone lo creiamo e lo piazziamo all'interno della base. Place cauldron in the base.
Non mi ha fatto però il calderone maledetto. Mi fa rimettere questo, ma mi sa che mi si è buggato il... il... Sì, direi di sì. Piccolo bughettino, vediamo se... Infatti non me l'ha fatto, vediamo se me lo fa adesso. Create, ok, adesso l'abbiamo fatto. Ok, batch, base. Non me lo fa piazzare però, non so perché. Abbiamo piazzato due di questi, ma vedete, manutenzione, storage, manutenzione, vedete, old, in costruzione, che pirla, è vero, 5 ore per la costruzione, infatti ho piazzato due di questi, ma non sa, niente bug, rettifico, sono un bambo io. Allora, intanto finiamo la produzione del vecchio calderone che ci siamo prodotti in casa da soli e andiamo in base e lo piazziamo, quindi vecchio calderone, che non è un'offesa, ma lo mettiamo lì. Create new batch, quindi batch creator, new batch, open RSP, che è qui, load RSP, possiamo pure man's tequila, ci viene data la missione. La base di come si procede è lo stesso, più o meno da quello che capisco, di quello di Brewmaster. Ora, create batch per tequila, quindi agave sciroppo, ci dà già gli ingredienti. Pre-fermentation con il vecchio calderone, il barile, dovrebbe già essere a posto così. Distillazione abbiamo, ne abbiamo due, usiamo quello più nuovo. Post distillation non abbiamo niente. E final coso qua, ok, aggiungi ingrediente. No, il match è di del 78%, perché stiamo sbagliando qualcosa? Va bene. Ah, ci stavo facendo ancora fare questa roba qui. Infatti, è 78%, quindi bisogna capire che cosa stiamo sbagliando. Possiamo aggiungere un ingrediente e vedere se si avvicina. No. Corn, agave. No, io voglio andare a load RCP cane sugar. Ah, lo sciroppo di canna. Quindi bisogna andare a comprare lo sciroppo di canna. Lo sciroppo, sì, lo zucchero di canna. Quindi lo compriamo. Vediamo se adesso siamo un po' più cane sugar. Ah, load RSP, ok, rifacciamo di nuovo, scusate. Choose this RSP, zucchero di canna, questo, 60%. Aggiungo 71, 67, no, 60, no, stiamo andando completamente a caso. 78. Ok, sta diventando più complicata la cosa. Proporzione degli ingredienti. Ah, ecco qua. Vediamo. Sembra quasi che questo sia totalmente irrilevante, quindi lo elimino e cambia le proporzioni. Perfetto. Eccolo qua. Questa è la ricetta. Fermentation, ok, abbiamo il 100% di tequila, ok, stop, perfetto, e ora iniziano a lavorare, come avevamo detto, alla nostra, credo che stiano lavorando, setup fermentation, ok, credo vada bene così, dobbiamo fare così, no, così, così, no, così, no. Vabbè, 94, dobbiamo aumentare la quantità, perché deve essere 23, credo. 22, dovrebbe essere così. Create. Ok, 2, no,
No, dovevo... Vabbè, che... No, ci sta. Esce un sapore. Vabbè, vediamo che cosa succede. Ovviamente bisogna aspettare 2 giorni, quindi sarà molto lungo il processo. Sarà salatino. Poi io non me ne intendo di liquori, quindi questa è una tequila, quindi tecnicamente... Boh. Vediamo. Intanto qua si vede tutto il procedimento. Adesso qua il tutorial mi ha abbandonato a me stesso, quindi me la sto cavicchiando, ma... Chi è esperto di liquori potrà magari smentirmi o suggerirmi, insomma insultarmi. Quello magari anche no. Intanto stiamo andando avanti. E voglio vedere una cosa. Se il tutorial mi ha mollato, voglio effettivamente vedere il garage. Vedete che abbiamo la... quanto trasportano al massimo con il furgone. Il chilometraggio. E da quanto tempo ce l'ho. Posso ripararla o venderla? Mentre... Se io vado qui, posso vedere la mappa, che non potevamo vedere prima, la nostra base è qui. Ma non posso store. Mi vendi anche le auto? No, non credo. Devo capire come si fa. Car shop, eccolo qua. Si vendono 8 auto. Molto interessante. 60.000, però trasporta di più, credo, immagino. Molto bello. I lavoratori... Tra l'altro i lavoratori quando aumentano di livello possiamo dargli specializzazioni, quindi dargli un nuovo ruolo in azienda in modo da potergli far qualcos'altro. Di cose ce ne sono tante da usare, anche la pressa elettrica, insomma fermentazione, ci sono varie cose, big tank e così. La distillazione si va su cose molto di qualità, molto professionali, e il post distillation non ce l'ho ancora. Quindi adesso vediamo un po' come stiamo andando. Ok, dovremmo quasi esserci, tipo dobbiamo fare, ok, allora intanto fiamma alta, credo facciamo questo, no, 74 79 74 94, 13 di etanolo, vediamo un po' se tolgo questo, 87, se tolgo questo, 87, togliessi questo, no, questo e questo, no, credo sia la soluzione migliore farlo così, create, via. Bene, vediamo come sta andando avanti, sì, infatti... Bello anche il grafico, poi vabbè si può mandare più lentamente, però insomma è quello che sta facendo, perché sta salendo. Abbiamo fatto una tequila a 94, mancano 50 minuti, perfetto, abbiamo fatto setup bottling, sempre nel barattolo perché è estremamente illegale. Allora, vediamo un po', dobbiamo abbassare l'etanolo, vediamo se si può fare qualcosa, aggiungere acqua, no, direi che non l'aggiungiamo. Possiamo dargli un prezzo, il profitto, bene, sì, dicevano su questa cifra qui, quindi direi che 27 la tequila, ok, la imbottigliamo, ok, e quindi possiamo andare nuovamente a venderla. La vendiamo. Ah no, aspetta, fermi tutti, c'era la quest Poor Man's Deliver. Deliver al tizio Augustus Kelly, inconfondibile. Quindi scelgo il cargo a lui, sì, quindi di nuovo così destination sta deliver, e completiamo anche questa quest. Vediamo, adesso lui prende questa via qui, vediamo se la polizia poi si allerta, non so cosa succede onestamente, però qui c'è un punto di domanda. Ah, sono gli eventi, praticamente noi buttiamo un po' di cioè praticamente succede qualcosa, cioè rimaniamo a piedi, possiamo usarlo per ripartire. Qua invece pago e vado a consegnare comunque, perfetto.
Abbiamo completato anche questa missione, abbiamo preso altri punti, quindi possiamo pensare di andare a fare altre ricerche. Intanto sulla distillation ci sono queste, sulla fermentation ci sono queste, vedete qua c'è il controllo di temperatura, possiamo andare a sbloccarle pagando. Ragazzi, questo è Moonshine Inc, fatemi sapere che cosa ne pensate, non so ancora dirvi il prezzo, esce a breve, mi farete sapere. Alla prossima e ciao ciao!